Figlio, considera come natura e grazia si muovono in modo nettamente contrario. La natura riferisce tutto a sé, lotta per sé, discute a proprio favore. La grazia, invece, riconduce tutte le cose a Dio che è la loro origine. Non presume di sé con superbia, ma in ogni suo sentimento e in ogni suo pensiero si sottomette all'eterna sapienza e al giudizio di Dio. E lo spunto di riflessione che traggo, amici, dal libro terzo della Imitazione di Cristo, dedicato all'uomo vecchio, che l'autore chiama natura, presente in noi anche dopo il battesimo, che ha cancellato il peccato originale, senza però, adorabile sapienza di Dio, senza però estirparne il retaggio, la concupiscenza e l'inclinazione al male. L'uomo nuovo, questo l'autore chiama grazia, è una nuova creatura, figlio di Dio, divenuto partecipe della natura divina, membro di Cristo, coerede con Lui, tempio dello Spirito Santo, ma in Lui la lotta dell'uomo vecchio non cessa. La natura, continua il nostro testo, l'uomo vecchio, possiamo dire, si affanna per il proprio vantaggio. La grazia tiene conto di ciò che giova agli altri. La natura gradisce onore e omaggi. La grazia attribuisce a Dio ogni onore e ogni lode. La natura è avida, preferisce prendere che donare. La grazia è caritatevole e aperta agli altri. Un capitolo, amici, tutto da leggere. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.